Allora, la scorsa settimana, in occasione della giornata mondiale dell'acqua, c'è stato un importante convegno presso l'Accademia Nazionale dei Lincei a Roma, nella sede di Via della Lungara. È stato organizzato questo convegno dalla mattina alle 9 fino più o meno alle ore 15, dove sono convenuti tutti gli esperti che oggi lavorano nel settore dell'acqua. È chiaro che in questo convegno sono state dette molte cose, sono stati presentati molti lavori. Quello che a me fa piacere poter riferire è che c'è stata anche una disamina degli inquinamenti che oggi sono presenti nelle falde acquifere, nelle acque comunque che devono essere poi trattate per essere rese potabili. La cosa che è importante rilevare che in questa occasione è stato riferito anche un problema inerente all'inquinamento marino dovuto a un vulcano sommerso nella zona del Mar Tirreno, per intenderci nelle isole Pontine, di fronte a Ischia, nel tratto tra Ischia, Ponza e Ventotene, c'è questo vulcano sottomarino che poi alimenta, diciamo, anche le acque che sono intorno a Ischia, e è stato rilevato che l'attività di questo magma del vulcano provoca un importante inquinamento dell'acqua marina con prodotti tipo l'arsenico, tipo il mercurio, il rame, e non possiamo trascurare questi elementi perché sappiamo che questi elementi sono fonti di importanti malattie, come per esempio ormai è conclamato che il rame porta a questa malattia dell'Alzheimer, che oggi è una delle malattie che sono più presenti nelle persone anziane. Questo convegno, quindi, solo per riportare alcune cose che sono state dette, è un riferimento perché si possa continuare nel cercare di migliorare sempre quello che è per noi il bene prezioso dell'acqua. Grazie. Stiamo parlando dell'acqua che si beve, quindi eventualmente, perché fare il bagno in queste acque non comporta nessun problema. Questo no, però se noi vogliamo in questo caso pensare a degli impianti di dissalazione dell'acqua marina, dobbiamo tenere presente che nell'acqua marina a cui facevo riferimento prima potrebbe contenere già all'inizio un prodotto inquinante non indifferente, e quindi questo è un aspetto che comunque va valutato. Certo. Grazie. Grazie a voi.